Salve ragazzi e cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, per una nuova entusiasmante puntata di Te la do io la Malesia. Quest'oggi mi trovo in giro per i negozi, ho guardato un po' i souvenir, ci si trovano dei souvenir eccezionali, degli oggetti in legno, il legno pregiato provenienti dalla foresta. Non credo che questi oggetti di legno particolare si possano importare in Italia, però si trovano anche delle t-shirt, dei vestiti, oggettistiche varie, delle posate, oggetti fatti a mano. Per chi come me, che ama viaggiare in completa libertà senza portarsi appresso bagagli o comunque del peso che potrebbe rendere difficoltoso il viaggio, può risultare utile spedire i souvenir, spedire i regali, fare dei pacchetti e spedire quell'oggettistica da regalo da omaggiare agli amici una volta rientrati nel proprio paese. Giusto così a titolo informativo ho chiesto all'ufficio postale, non al corriere, all'ufficio postale, quello statale, che ha i prezzi più bassi, cosa costa spedire qualche cosa in Italia. L'edificio che vedete dietro di me è l'edificio postale della posta centrale di Kuching. All'interno sono andato a prendere qualche informazione. Allora, l'informazione è questa: si possono spedire dei piccoli pacchetti ad un prezzo economico. Piccoli pacchetti si intende dei pacchetti che non superano i 2 kg e questi pacchetti vengono, a prima di tutto bisogna procurarsi il box, la scatola in dove infilare dentro l'oggettistica. La vendono all'interno dello stesso edificio, però non nello stesso punto. Ok? Spedire un pacchetto di 2 kg costa all'incirca 21-22 euro. Ecco, 2 kg vuol dire poter spedire diverse magliette, dei piccoli oggetti, fare un bel pacchettino, in modo da non portarsi appresso quei souvenir che si comprano durante il viaggio, che poi dopo può essere complicato per chi deve effettuare tanti spostamenti, portarsi appresso tutta la roba, oppure anche comporta delle difficoltà in aeroporto. Io per esempio, quando prendo l'aereo, voglio solamente tenere con me lo zainettino con il bagaglio a mano, non consegno mai la merce perché poi dopo c'è da aspettare all'aeroporto la consegna, a volte devi stare quella mezz'ora di più, preferisco viaggiare libero, quindi vale veramente la pena poter spedire questi souvenir, questa oggettistica in Italia o nel vostro paese di residenza senza portarsela appresso tutto il viaggio. Ecco, questo chiaramente per chi intende viaggiare 1, 2, 3 mesi come magari faccio io. Ok ragazzi, continuate a seguirmi in queste entusiasmanti puntate di Te la do io la Malesia e ci sentiamo alla prossima. Ciao!